tutti, cari amici e amiche dello Scrigno dei Segreti TV. Come state? Spero tutto benissimo. Siamo qui oggi per parlarvi di un dettaglio davvero particolare, che sicuramente sarà sfuggito a molti di voi, fan della soap opera turca dei Dreamer Le Ali del Sogno e fan soprattutto dell'attore Can Yaman. Vediamo subito! Can Yaman è un attore davvero talentuoso, bravissimo nell'arte della recitazione, oltre che bellissimo. I suoi fan lo seguono in tutti i suoi spostamenti, seguono i suoi progetti lavorativi con entusiasmo e sono sempre alla ricerca di nuovi dettagli sull'attore, curiosi di conoscere ogni cosa di lui. Eppure c'è un dettaglio di cui non si parla molto, pare proprio che nessuno l'abbia mai notato. Ma di cosa si tratta? Lo avete guardato bene? Can Yaman ha fatto innamorare il pubblico italiano e non solo, conosciuto ormai in tutto il mondo. Ultimamente con il personaggio di Jan De Witt in Daydreamer, l'amatissima serie TV che racconta l'amore tra Jan e Sanem. Il suo profilo Instagram è davvero seguitissimo e conta quasi 8 milioni di followers. Dunque, siete curiosi di scoprire il dettaglio che non avete mai notato a proposito del celebre attore? Beh, proviamo prima un gioco. Se pensi di sapere già di cosa sto parlando e di conoscere questo particolare che rende diverso fisicamente Can De Witt dall'attore Can Yaman, metti il video in pausa e commenta qui sotto al video con "provo a indovinare", scrivendo, secondo te, il dettaglio dell'attore turco che pochi hanno notato. Mi raccomando però, non imbrogliare. Veniamo a noi quindi, basta osservare con attenzione le foto postate dall'attore turco tramite il suo profilo Instagram ufficiale e confrontarle con l'immagine che ammiriamo di lui in Daydreamer Le Ali del Sogno per notare la differenza. Non è raro, per fortuna, che Can Yaman si ritrovi a girare scene senza maglietta, a petto nudo, magari impegnato a spaccare legna nel suo rifugio segreto. A tutti i fan di Daydreamer sarà saltato il celebre e meraviglioso tatuaggio dell'Albatros, che spicca in bella mostra sul petto di Can De Witt. Ebbene, cari amici dello Scrigno dei Segreti TV, osservando le foto pubblicate da Can Yaman è possibile notare che in realtà quel tatuaggio non esiste. Si tratta infatti di un tatuaggio finto che veniva disegnato al momento delle riprese da appositi make-up artist. E non è tutto, non solo quel tatuaggio non esiste, ma scorrendo bene le foto del profilo di Can Yaman ti accorgerai del fatto che Can in realtà non ha neanche un tatuaggio. Non c'è che dire, Can Yaman e Daydreamer hanno sempre una sorpresa nascosta, c'è sempre qualcosa da scoprire. Come trovi comunque che stia meglio l'attore? Con o senza il tatuaggio? Scrivicelo giù nei commenti, siamo davvero curiosi di conoscere anche la tua idea. Iscriviti al canale per restare aggiornato o aggiornata. In più, se attivi la campanellina in basso a destra, accanto al pulsante iscriviti, riceverai una piccola notifica appena pubblicheremo un nuovo video. Questo ti permetterà di essere tra le prime persone a conoscere le nuove news e anticipazioni sui tuoi programmi preferiti e i suoi protagonisti. Grazie e a presto!